Bella ragazzi. Bella ragazzi, adesso vi spieghiamo cosa stiamo per fare. Abbiamo una stricina di stagnola, dobbiamo saldarla in un posto, e a stagno, stagnola di alluminio in realtà, però dobbiamo saldare a stagno. Prima con questo saldatore useremo una lega che avrete già visto in un video, saldare l'alluminio a stagno, un video passato. E poi con il saldatore e il normale stagno salderemo il nostro pezzo trattato con quella lega di quel video nel posto dove va. Il posto dove va è questo, tra questi due conduttori. E una cosa che vedrete in futuro, in un prossimo video, dedicato a questo e ad altre cose simili, provate a indovinare cosa è. E comunque poi più avanti lo vedrete. Se attivate la campanella per le notifiche, quando ci sarà questo video, allora lo vedrete. Va bene, iniziamo. Si tratta di mettere quella lega, ce n'è già, sul saldatore. Questo. Io uso questo saldatore qua perché è una lega, quella base di stagno col 30% di zinco, che intacca moltissimo le punte dei saldatori. Quindi ho fatto una cosa rozzissima, un saldatore con un tubetto di rame. L'ho stagnato con stagno normale per poi far attaccare successivamente quella lega. Ma adesso, che è un po' preriscaldato, bisogna che preparo questo. Allora, preparare l'alluminio per ricevere quella lega, si fa carteggiandolo, in questo caso con molta delicatezza perché è sottilissimo, con carta vetrata. In questo caso, essendo delicato, si usa dell'olio siliconico sulla carta vetrata e sullo stesso alluminio, deve essere abbondante di olio siliconico. Invece, in quel video che avevamo fatto, avevamo usato la stearina per pezzi grossi, va bene anche la stearina, ma qua siamo sul delicato. Se vi serve qualcosa per questo video, guardate nella descrizione del video, ci sono dei link di Amazon dove si possono comprare certe cose che usiamo anche in altri video. Allora, carteggiamo un po', è bello unto, aggiungiamo un pochino di unto. Cosa serve l'unto? Serve a impedire all'aria di essere in contatto con l'alluminio che abbiamo appena pulito, carteggiato. Quindi raddrizziamo un po' così, ok. Quindi procediamo. Ancora un po', non mi stancherò mai di ungerlo. C'è un bello strato sopra di olio siliconico. Si può usare anche l'olio siliconico in bombolette, chiaramente. Allora, continuiamo a scaldare il nostro saldatore. Allora, quando stagnerò con lo stagno zinco la stagnola, devo essere velocissimo, non potrò stagnarla bene perché è, come si dice, è talmente sottile che la lega stagno zinco entrerà dentro l'alluminio e se ci resto di più si scioglierà l'alluminio praticamente a bassa temperatura con questa lega. Vediamo. Ecco, appena preso quel giusto, basta così. Ora vi faccio vedere che si può stagnare anche una volta trattata con questo metallo anche a stagno e quindi ci daremo una passata di stagno normalissimo preparato, stagno al 50% per circuiti elettronici, il quale aderirà perfettamente all'alluminio preparato con lo strato precedentemente descritto. Ora andiamo avanti con la preparazione, che si tratta di dare delle pieghette a questa striscina e poi fare la misura e fare lo stesso, ripetere la stessa operazione all'altra estremità. Quindi ci vediamo tra poco. Ora dobbiamo dare delle pieghe a questa stagnola. Prendiamo due ingranaggi con lo stesso modulo. Inseriamo la stagnola tra i due.
e procediamo a questo modo. La facciamo tutta, poi la taglieremo a misura una volta che è stata stampata con questa forma. Stagnola saldata al rame. Ci vedremo prossimamente. E se vi è piaciuto mettete like, se volete saldare dell'alluminio utilizzate la lega stagno con puro senza piombo, stagno col 30% di zinco. Tutt'al più si può usare anche lo stagno, quello all'argento, con lo zinco, aggiungendogli zinco. A questo punto vi salutiamo. Bella Bella ragazzi! ragazzi!